820 milioni al Piemonte per sanità, qualità dell'aria e turismo, approvata dal Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile e la ripartizione dei fondi Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027. Mobili con false certificazioni, la Guardia di Finanza ha sequestrato denaro e beni immobili per 600.000 euro a un'azienda di Torino. Metro linea 1, finito lo scavo della galleria, completato il tratto Fermi-Cascine-Vica, la fermata sarà finita nel 2025 e ora si attendono i finanziamenti per i treni. Cuneo, più controlli di strade, truffe online, le misure adottate dal nuovo questore in questo periodo estivo a fronte di un incremento di reati. Buonasera, ben ritrovati. Nuovo appuntamento con TG Piemonte. Arriveranno dal governo 820 milioni di euro per la regione Piemonte, da indirizzare su investimenti territoriali negli ambiti della sanità, della qualità dell'aria e del turismo. I dettagli nel servizio. 820 milioni di euro sono pronti ad arrivare in Piemonte direttamente dal governo. 175 milioni sono indirizzati alle assunzioni in sanità. Il CIPES, il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, ha approvato la distribuzione dei fondi del Fondo Sviluppo Coesione. Sono soldi che dovranno essere utilizzati per progetti di investimento sul territorio. Un nodo importante in questo momento, che sta creando non poco dibattito, quello della sanità, appunto. Verrà toccato da questa decisione perché i 175 milioni destinati al settore permetteranno di liberare risorse nei bilanci che saranno utilizzate proprio per lo straordinario piano di assunzioni che è stato da poco deciso in accordo tra regione e sindacati. Non solo sanità ma anche ambiente e qualità dell'aria. Altri fondi saranno destinati infatti al miglioramento della qualità dell'aria, per l'attrattività dei territori montani, per i progetti di sviluppo locale sostenibile e per la valorizzazione turistica. Con questa decisione, ha commentato il presidente della regione Alberto Cirio, il Piemonte può contare su 820 milioni che permettono investimenti strategici per la nostra regione e completano la programmazione finanziaria dei prossimi anni, con una grande attenzione a tutto il territorio, in particolare nei settori della sanità, del turismo, per il miglioramento della qualità dell'aria e per lo sviluppo sostenibile. Il ministro Fitto ha confermato che il Piemonte è una regione virtuosa. Ora si procede con la fase attuativa e siamo tra le prime regioni a poter spendere le risorse. Ora la cronaca. Ha aggredito l'ex compagna davanti a un bar. Una vigilessa in zona per un controllo si è frapposta tra l'uomo e la donna per difenderla. L'uomo però ha malmenato anche l'agente. È successo ieri nel tardo pomeriggio in Corso Belgio a Torino. La vigilessa è finita in ospedale con una prognosi di 7 giorni. Gli agenti della polizia municipale hanno arrestato un 36enne italiano per resistenza a lesione a pubblico ufficiale. La ex compagna lo ha poi denunciato per maltrattamenti iniziati dal 2018. L'aggressione era presente il figlio di 7 anni che, quando ha visto il padre ubriaco scagliarsi contro la donna, si è messo in mezzo ai genitori finendo contuso. Ora cambiamo invece argomento. Fornivano mobili con certificazioni di conformità false. La Guardia di Finanza ha sequestrato denaro e beni immobili per 600.000 euro a un'azienda di Torino che produce e vende mobili e arredi a enti della pubblica amministrazione anche piemontesi. L'accusa è di frode nelle pubbliche forniture e truffa aggravata ai danni dello Stato. Sentiamo. Truffa aggravata ai danni dello Stato e frode nelle pubbliche forniture. La Guardia di Finanza di Torino ha sequestrato denaro e beni immobili per un valore totale di circa 600.000 euro nei confronti di un'azienda di Torino che lavora nel settore delle produzioni e commercio di mobili e arredi. Le indagini, avviate nel dicembre del 2021 dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria, hanno riguardato le procedure di gara attivate attraverso il portale della pubblica amministrazione da vari enti della pubblica amministrazione in Piemonte, Lombardia, Veneto, Friuli Venezia Giulia e Lazio per la fornitura di mobili destinati ad arredarne gli uffici. Le indagini, svolte a carico degli amministratori temporanei dell'azienda e di un dipendente, hanno permesso di raccogliere diversi elementi a loro carico. Secondo gli investigatori, queste persone avrebbero condizionato le gare per un valore totale di 1.200.000 euro, presentando certificazioni di conformità che in realtà sarebbero state duplicate di originali o con immagini diverse dai beni certificati. Mobili e arredi ceduti sono più di 1.600, tra armadi, scrivanie, tavoli e sedie. Tra gli enti portati in errore ci sono il Politecnico di Torino, il Comune di Torino, l'ASL Torino 3, la Regione Lazio e l'Università degli Studi di Trieste.
Quasi 4 alberghi su 10 a una stella sono spariti tra il 2011 e il 2022 in Piemonte. Anche i 3 stelle sono in calo. A renderlo noto è Assotel Confesercenti Torino. Nel frattempo si è assistito a un boom degli affitti brevi turistici, un fenomeno non regolamentato che sta mettendo in ginocchio proprio alberghi e pensioni a gestione familiare, che un tempo rappresentavano un punto di forza del sistema ricettivo piemontese. Sentiamo nel servizio. Parliamo di alberghi, anche di vacanze, di affitti brevi. La categoria in Piemonte ha sofferto nell'arco di tempo, soprattutto 2011-2022. Ne parliamo con Assotel Confesercenti. Cos'è successo? È successo che sono cambiate rispetto a 10 anni fa, è cambiato il mercato, è cambiato il territorio, è cambiata l'offerta turistica. Quindi evidentemente ci troviamo ad agire e fare imprese in un mercato completamente differente. Oltre all'offerta turistica che eravamo abituati a conoscere, quindi gli alberghi, ci troviamo di fronte ad un'offerta di appartamenti per quello che riguarda nello specifico appunto la possibilità di avere affitti brevi. Quindi un mercato completamente diverso rispetto a quello che poteva essere 10-15 anni fa. Perché concorrenza affitti brevi? Cosa succede? Qual è il problema? Il problema è che trovandoci ad agire in un mercato, ad interagire in un mercato diverso, coloro che ne hanno sofferto sono, pensiamo, gli alberghi 1-2 stelle, che si trovano ad avere a che fare in concorrenza con concorrenti chi affitta appartamenti non facendo impresa nel modo specifico, quindi con un mercato e un territorio completamente differente in cui le normative necessitano di essere regolate, evidentemente. Tutto questo c'è anche un discorso di spese da parte degli albergatori? Assolutamente sì, perché l'albergatore, piccolo o grande che sia la struttura, a prescindere da quello che è il discorso delle stelle, deve sottostare a tutta una serie di normative e di adeguamenti che comportano delle spese importanti. Quello che ci viene in mente, quello a cui pensiamo, è quello di avere un mercato in cui le regole valgano per tutti, in cui ognuno possa fare la propria impresa in maniera serena, in maniera trasparente, ma sottostando a delle regole che valgano per tutti, quindi nello stesso mercato che le regole siano uguali per tutti, in modo da poter essere in concorrenza leale. Agosto, la categoria come lo può affrontare? Il territorio sta performando direi bene, ci portiamo alle spalle degli anni in cui a causa della pandemia abbiamo avuto delle grosse sofferenze, stiamo ancora viaggiando sull'onda di quello che è il turismo di prossimità, su cui il territorio punta molto, la risposta sembra essere positiva, sicuramente l'offerta turistica ad un prezzo adeguato e delle strategie tarifarie corrette portano sicuramente a delle occupazioni interessanti per quello che può essere il periodo. Sono finiti i lavori di scavo della galleria della linea 1 della metropolitana di Torino. Il tratto è quello tra Fermi e Cascinevica. Il progetto di fattibilità è già stato presentato e si attendono i finanziamenti per i treni. La fermata della metro sarà finita nel 2025. Sentiamo. Si è concluso lo scavo della galleria della linea 1 della metropolitana di Torino. È caduto anche l'ultimo diaframma di terra che separava lo scavo dalla futura stazione di Cascinevica a Rivoli. Siamo in fondo al Corso Francia, uno dei corsi più lunghi d'Europa, a 600 metri dal cuore di Rivoli, cittadina dell'area metropolitana, il cui centro verrà anche raggiunto dalla metro nei prossimi anni. Il progetto di fattibilità è già stato presentato e si attendono i finanziamenti. Questi sono i lavori che cambiano i volti delle città e delle comunità, ha detto il sindaco di Torino Stefano Lorusso. Mesi fa, con il presidente del Piemonte Alberto Cirio, abbiamo chiesto i fondi per proseguire la metro fino a Rivoli e non molleremo. Questo risultato è stato raggiunto grazie a un'importante collaborazione tra le amministrazioni, al di là di qualsiasi schieramento politico e superando anche tutte le difficoltà del biennio pandemico. Per fare lavori come questo ci vogliono cuore, passione e competenza, come quelli che ha dimostrato di avere Infrato, una società pubblica. Anche nel pubblico si può lavorare bene, anzi anche in modo eccellente, ha concluso il sindaco Lorusso.
allo scavo della galleria. Iniziato nel 2021 e lungo 3 km e 400 metri hanno lavorato oltre 200 persone. Procedono anche i lavori per la realizzazione delle quattro stazioni, Certosa, Collegno Centro, Leuman e Cascinevica, e del parcheggio di interscambio a Cascinevica. La fermata della metro sarà finita nel 2025. E ora le province. Appello del questore di Cuneo a prestare la massima attenzione in questo periodo estivo alle truffe online e agli spostamenti per le mete di vacanza. Per questo ha intensificato i controlli su strade e in rete. Tutti i dettagli nel servizio. Estate, tempo di vacanze e città vuote, l'attenzione per la sicurezza pubblica sale. A Cuneo il questore intensifica i controlli sul territorio ad ampio raggio, dagli interventi e monitoraggi della polizia postale sulle truffe online, di pacchetti vacanza o di casi di acquisti e trading online rischiosi e sospetti, alla viabilità sulle strade e al rispetto delle norme di sicurezza stradale. Per quanto riguarda la polizia postale, sono state effettuate delle indagini che hanno accertato una notevole diffusione per quanto riguarda proprio i tentativi fraudolenti online, soprattutto per quanto riguarda anche richieste di investimento anche in note società per importi che possono sembrare singolarmente presi esigui, ma che ahimè proprio per la bravura di chi mette in atto queste truffe vengono poi ripetuti, e abbiamo avuto anche riscontri nell'arco di brevissimo tempo di importi che superano anche in tanti casi le decine di migliaia di euro. Per quanto riguarda poi il problema, che è strettamente connesso al periodo estivo, c'è da fare molta attenzione anche sulle truffe che riguardano le cosiddette smart box. Molto spesso anche lì si creano furti di identità, e quindi la raccomandazione che è stata data è quella di non dare mai per nessun motivo la comunicazione di propri documenti personali. Abbiamo anche riscontrato che con anche la semplice comunicazione, molto spesso fatta per esempio per dei curriculum dove vengono chiesti anche le allegazioni dei documenti personali, in realtà gli importi, che sono minimi, parliamo di pochi euro, vengono utilizzati da chi truffa per l'apertura di conti correnti. In questo periodo sono incrementati i controlli con riferimento anche alle attività ricettive. In particolare sono stati effettuati controlli e sanzioni nei confronti di alcuni bed and breakfast che, pur non svolgendo attività imprenditoriale ma occasionale, che la legge consente, avevano omesso di effettuare le comunicazioni al comune, ma soprattutto la cosa più grave è quella di fare le comunicazioni dei alloggiati all'autorità appunto provinciale di pubblica sicurezza, per verificare chiaramente i profili di sicurezza di chi vi alloggia. Infine ci sarà anche un potenziamento della vigilanza delle strade statali e provinciali e autostrade interessate dall'esodo estivo. Io ricordo sempre che in questi casi vengono anche incrementati i servizi anche in abiti civili. Inoltre, per tutta la settimana prossima c'è una campagna proprio europea che mira a tutelare anche dalle violazioni dei limiti di velocità. Ora ci spostiamo ad Alessandria. Approvata dal Consiglio Comunale la concessione di un parcheggio alla comunità islamica della città. La delibera della giunta abbonante ha però scatenato le proteste dell'opposizione, che ha giudicato troppo basso il prezzo della concessione. Lega, Fratelli d'Italia e Forza Italia hanno quindi cercato di far rinviare la discussione del provvedimento, facendo mancare il numero legale. Sentiamo. La delibera è approvata. Il Consiglio Comunale ha approvato la delibera di giunta con la quale si dà in concessione alla comunità islamica il parcheggio di via San Giovanni Bosco per la futura costruzione del centro islamico. Se è la vostra scelta politica, la voteremo e ne sarete orgogliosi. Noi siamo profondamente contrari. Matteo Ruggero, lei insieme a tutta l'opposizione, insomma, le ha provate tutte per impedire l'approvazione di quest'atto, un gioco d'aula che però ha portato comunque al voto finale. Ecco, come giudica questo voto? Abbiamo fatto di tutto affinché si potesse ancora andare a valutare e a vedere quelle che potevano essere delle opzioni, prima di tutto alternative, e in secondo luogo anche di gestione, di alienazione di questo parcheggio, perché dare un parcheggio più di 80 anni
per poco più di 5 euro all'anno a livello di ciascun posto che è all'interno di questo parcheggio, io credo che si possa sicuramente far di più e sicuramente far di meglio. Fabrizio Pirano di Fratelli d'Italia, lei è sempre stato contro questa iniziativa e perché? Io sono sempre stato contro perché è sbagliata la localizzazione in piena città con tutta una serie di caratteristiche che faranno nel progetto centro islamico e scuola coranica convitto, è destinato ad avere una frequentazione molto alta, altissima direi, ed è facilmente raggiungibile anche dalla città limitrofe, quindi non sarà più solo un centro islamico di riferimento per gli islamici residenti in Alessandria, ma certamente sarà attrattivo, attrattivo per molti altri, quindi creerà in quella zona un problema di viabilità enorme. Che noi abbiamo portato a compimento un iter che era cominciato 4-5 anni fa, che prevedeva lo spostamento del centro di cultura islamico in via San Giovanni Bosco, cosa che era già stata di fatto deliberata e che prevede per la costruzione del centro che ci sia un'esigenza di parcheggio, e noi questa sera abbiamo di fatto approvato con la nostra deliberazione la concessione in diritto di superficie di un'area dove la comunità islamica realizzerà il parcheggio, ma che verrà asservito alla pubblica utilità. Gli argomenti dell'opposizione più sostenuti con più forza, quello del fatto che è stato svenduto questo parcheggio. È una sciocchezza, perché lo sanno benissimo che i calcoli sui valori delle aree non li fa certamente la politica, li fanno i tecnici, gli uffici hanno determinato una cifra e quella è punto. È iniziata sabato 1 luglio e terminerà domenica 20 agosto la seconda sessione per le ammissioni al Conservatorio Vivaldi, che darà l'opportunità a giovani e meno giovani musicisti e appassionati di sostenere gli esami per essere ammessi a frequentare i corsi del prossimo anno accademico. Sentiamo Marco Santi, vice direttore del Conservatorio di Alessandria. Aperta al Conservatorio Vivaldi di Alessandria la seconda sessione per selezionare i nuovi studenti. Siamo con Marco Santi, che è il vice direttore del Conservatorio. Ecco, vice direttore, come andranno queste sessioni? Il Conservatorio per l'anno accademico 2023-24 ha già svolto la prima sessione, quella primaverile, e per alcune classi diciamo che è andata molto bene. Un grande afflusso di studenti anche stranieri, e classi per esempio come quella di canto, quella di flauto, eccetera, risultano piene, colme, poiché il conservatorio chiaramente lavora a numero chiuso, essendo lezioni individuali. Rimangono ancora posti disponibili, soprattutto per quegli strumenti, diciamo, meno consueti nell'immaginario comune, ma strumenti indispensabili, per esempio in orchestra, come l'oboe, il corno, il trombone, strumenti di lunga tradizione come l'arpa. Ecco, per queste classi che ancora hanno capienza, riapriamo le ammissioni per tutti gli ordinamenti, vuol dire per i corsi di base e per chi inizia anche da zero. I corsi propedeutici, che sono quelli che preparano all'accesso al livello accademico, e poi i corsi accademici di primo e di secondo livello. Le domande scadono il 20 agosto e gli esami si terranno nella seconda metà di settembre. Qual è il consiglio anche alle famiglie che vogliono intraprendere un corso di studi impegnativo ma spesso, come dire, soddisfacente? No? Sì, allora inizia un nuovo anno accademico e i consigli sono due. Per chi ha già delle competenze musicali abbastanza robuste, come dire, si offre agli studenti l'opportunità non solo di studiare fra le quattro mura della propria aula, ma di aderire a processi di produzione artistica che sono esattamente quelli che capiteranno loro durante la loro professione. Per i più giovani, consiglio alle famiglie è questo: lo studio della musica aiuta a strutturare la concentrazione, la sfida con se stessi, la capacità di mettersi in gioco. È un'occasione veramente importante per rafforzare le nuove generazioni rispetto alle sfide, qualunque esse siano, del futuro. E
E ora la nostra pagina di sport con la Juventus. Tempo di preparazione al campionato per i bianconeri che sono tornati a Torino dopo le amichevoli della tournée statunitense. Il prossimo impegno sarà ora il 12 agosto a Cesena nell'amichevole contro l'Atalanta. Intanto, in un'intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, il tecnico della Juve, Massimiliano Allegri, ha dichiarato: «Parlare ora di scudetto non ha senso, abbiamo iniziato un percorso, bisogna lavorare e nessuno qui si tira indietro. Io sono all'ottavo anno sulla panchina bianconera e da quando sono qui non ho mai detto che non lotteremo per vincere lo scudetto, anche perché alla Juve non puoi permetterti di farlo. Bisogna partire con le ambizioni per ottenere il massimo. Sicuramente avremo una lunga strada da percorrere». Ora invece il Torino. Dopo lo 0-0 contro il Lens, la squadra di Juric si prepara all'altro match della tournée francese. Giocherà infatti contro il Reims domenica 6 agosto alle ore 17. I Granata saranno poi impegnati nel primo turno di Coppa Italia, in attesa di sapere chi sarà l'avversario del 14 agosto. Il difensore del Torino, Riccardo Rodriguez, intervistato a fine partita, ha dichiarato di avere grandi aspettative per la nuova stagione, riconoscendo il ruolo fondamentale di mister Juric. Ho avuto tanti allenatori e lui è un top. Sono convinto che possa fare uno step ulteriore perché ha grandi qualità. Queste le sue parole. E questa era l'ultima notizia dell'edizione. Ricordiamo che adesso ci sono le previsioni del tempo in collaborazione con Tribimeteo. Restate con noi. Previsioni per oggi. Nel pomeriggio, in pianura, cieli coperti con forti acquazzoni. In montagna, bel tempo con cieli sereni. In serata, in pianura, cieli coperti con piogge battenti. In montagna, schiarite alternate a nubi sparse. Previsioni per domani. Al mattino, in pianura, bel tempo con cieli quasi sereni. In montagna, bel tempo con cieli quasi sereni. Nel pomeriggio, in pianura, bel tempo con cieli sereni. In montagna, bel tempo con cieli sereni.